Giornalista, buongiorno, collega, Luca. Scrittrice, grande osservatrice del costume italiano, e oggi non grande potevamo. Grande pietà. Esagerata, scherzi. E oggi non potevamo non interpellarti su la vicenda che ci ha attanagliato per buona parte dell'autunno, cioè la vicenda delle baby squillo. C'è un po' di clamore, di dibattito sulla revisione delle sentenze. Che cosa pensi? Sono stati troppo generosi o severi con la madre? Ma guarda, io più che entrare nel merito, se vuoi ne parliamo della madre. Io sono sempre una persona che tende a collocare le responsabilità delle persone, e questa è sicuramente una responsabilità gravissima in un contesto. E il contesto in cui ha vissuto questa donna con sua figlia è un contesto di grande solitudine, in cui, come sempre accade, manca una figura paterna forte. C'erano probabilmente dei disturbi, dei problemi drammatici che hanno alterato la percezione del bene e del male. Quindi le persone vanno collocate nei loro contesti, e soprattutto bisogna fare in modo che questa madre recuperi il rapporto con la figlia, perché è la figlia che ne ha bisogno. Detto questo, Luca, se tu mi permetti, io vorrei ripetere per l'ennesima volta che di questa vicenda, come delle vicende simili, mi fa male, oltre che ovviamente il destino, quello che accade a queste ragazzine che sono delle vittime, sottolineiamolo, e se vuoi poi spieghiamo perché. Sono tanti anni che c'è gente, non voglio citare me, ma insomma tutti i principali istituti di ricerca, di tutela dei diritti dei minori, stanno segnalando un fenomeno che si è esteso a macchia d'olio, che fa parte della cultura, della mentalità di una generazione intera, ragion per cui un'infinità di ragazzine come quelle che sono finite al disonore della cronaca in realtà praticano di cultura prima ancora che di esercitazione l'idea che il corpo della donna sia un bene di consumo, che la sessualità non sia che una fusione a freddo, insieme a dei maschi che comprano, cioè delle femmine che credono di affermare la propria identità di donna, perché così gli è stato spiegato, perché così gli è stato insegnato, vendendo il proprio corpo anche per piccoli favori, anche per una ricarica, anche per un accompagnamento a una festa, anche per niente, anche solo per farsi valere, per la ricarica, la propria, anche solo per niente. Guarda, ti assicuro che succede, io ho dedicato l'ultimo libro a questo tema, succede nelle scuole, quando io vado a parlare di questo nelle scuole, dove c'è qualche preside un po' più sveglio che si è accorto che succede questo, e racconto quali sono a queste ragazze, quali sono e a questi ragazzi, quali sono i danni che si producono sulla personalità femminile soprattutto, ma anche maschile, in questo mercimonio, io mi trovo davanti a sguardi smarriti, ragazze che si guardano tra di loro, si prendono per mano, vedo affiorare lacrime, e poi comincia una sfilata di ragazzine che vengono a dirmi, naturalmente io cerco di incoraggiarle a parlare con gli adulti, raccontare, liberarsi di questa schiavitù, e vengono a chiedermi, ma davvero ne posso se ne può parlare, ma davvero la mia amica lo può dire, ma chi bisogna dirlo, ma se lo dici e chiedi aiuto poi non ti giudicano male. Io vorrei per l'ennesima volta lanciarlo questo grido d'allarme, sta succedendo dappertutto, sta succedendo per colpa nostra, e queste due ragazzine non sono che la punta di un iceberg, come non sono che la punta di un iceberg quelli che chiamiamo clienti, ma come giustamente dice anche il Papa, sono pedofili, al di là del fatto che queste ragazzine abbiano meno l'età prepuberale, perché la mentalità è quella, sono un'infinità, stanno aumentando a dismisura i maschi normali, apparentemente socialmente integrati, abbastanza giovani, con famiglia, insospettabili diciamo, che ritengono, frequentando ragazzine, che siano queste, che siano quelle poverette che vengono dai paesi poveri, che stanno buttate sulle tangenziali, che siano quelle che si vanno a comprare al margine dei mondiali di calcio, per esempio, che siano quelle che 80.000 italiani ogni anno vanno a comprarsi nei paesi in via di sviluppo, sta aumentando in maniera speculare, la domanda e l'offerta stanno aumentando in maniera speculare, questo è un cancro della nostra società, ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché sono, potrebbero essere le nostre figlie, sono nelle nostre case.
Beh, questo sicuramente. Ma hai detto che lasciai per un attimo da parte il tema della madre, ma volevi dire qualcos'altro che non hai detto oppure... Sì, io ti voglio dire che ovviamente nell'indignazione, nell'orrore che possiamo provare tutti all'idea che una madre abbia incoraggiato una figlia a fare questo, voglio sottolineare il tema della solitudine, cioè in queste storie, ripeto, insisto, in questa credo più che in altre, c'è la figura di un padre assente, di un padre che non è stato un buon esempio formativo, cioè tutti prendiamo ad accanirci contro le madri, questa madre è il paradigma estremo di tante altre madri che sono un po' distratte, che sono un po' sventate o peggio, che propongono a volte alle proprie figlie la figura di una donna sessualizzata che deve puntare tutto sulla sua capacità di seduzione. Però parliamo un po' anche dei padri che non ci sono, che mancano. Il padre deve essere il punto di riferimento formativo e questi padri spesso sono gli stessi, l'abbiamo sentito anche in una telefonata, no? Devo andare a prendere mia figlia prima di scopare la minorenne o dopo. Sono Mamma gli mia. stessi che vanno con queste ragazze, sono gli stessi e credono così facendo di, come posso dire, di esorcizzare il loro disagio, il loro disturbo per il fatto che hanno accanto comunque una figura femminile nuova, emancipata. A volte sentono superiore a loro e dominante, quindi vigliaccamente si rifanno comprando delle creature inermi che non sanno quello che fanno e che sono state quasi fabbricate per far questo con i messaggi che hanno ricevuto. Certo, capisco e capisco che ci sembra quasi naturale, questo è il problema. Ci sembra che queste debolezze siano figlie di una fragilità del ruolo genitoriale. Cioè, in questi anni essere padri, essere madri è molto più complicato che esserlo in altri tempi, no? Del Cioè. ruolo genitoriale, ma anche del, diciamo, più in generale, adesso diciamo, la società, sempre il luogo comune, No, però è vero, dico questa è che una non è la società società, è più squillo, difficile essere questa è una padri. società squillo, è una società dove il messaggio che hanno ricevuto questi ragazzini sin da piccolissimi è che conta il potere d'acquisto, di consumo, più di ogni altro valore al mondo, che la sessualità è una fusione a freddo, dove non si spendono sentimenti, che una sessualità mercificata, scialacquata, ti fa guadagnare punti, pensa, è il contrario di quello che era fino a 40 anni fa. Oggi una ragazzina vive una sua eventuale verginità come un elemento di vergogna di cui liberarsi prima possibile con chiunque, perché nessuno le ha insegnato che la sessualità è altro, è uno scambio, non dico di emozioni o di sentimenti, ma almeno di empatia, di amicizia. È stato bypassato completamente il passaggio del corteggiamento che hanno persino gli animali, e ci si accoppia nelle discoteche, nei bagni delle scuole, a caso con chi capita, collezionando. Quindi naturalmente poi il passaggio tra mi accoppio a caso con una sessualità del tutto anaffettiva e magari lo metto anche a frutto, dimostrando a me stessa e agli altri che almeno il mio corpo vale qualcosa, che la mia autostima, devastata da una disattenzione genitoriale risale secondo uno stereotipo sociale nel momento in cui scopro che il mio corpo vale sul mercato. Poi non possiamo stupirci del fatto. È un movimento di massa. Cioè, È un dice fatto. una Io non. società che svaluta e in cui si torna a una sorta di moneta primaria, al sesso come merce primaria e unico valore. Ecco. Esattamente così. E io non so come sia possibile tornare indietro se non c'è prima di tutto una presa di coscienza. Io non l'ho visto tanto toccato questo tema nelle cronache anche molto voyeuristiche che sono state fatte su questa vicenda, nel rifiuto di prendere atto, di rendersi conto che questa storia va avanti da tanti, tanti, tanti anni e assomiglia a noi. Non è una storia di cattive ragazze, è una storia di cattivi adulti che non hanno saputo formare e che oggi approfittano dei piccoli mostri che sono stati messi in circolazione, perché il passaggio è
dallo scambio tra di loro allo scambio con adulti. Ed è una storia di cattivi adulti, anche quella di Yara. Ti volevo chiedere se con tutto quello che stiamo leggendo ti sei fatta un'idea più precisa. Ma sai, noi i processi tendiamo a non farli mediaticamente, però è difficile pensare che ci sia una spiegazione diversa da quella che tutti ci diamo per quel DNA, per quei contesti, per quei movimenti, per quelle cioè siamo passati dal discorso della catena biologica del DNA al discorso dei luoghi, dei tempi, dei gesti. Sai, abbiamo detto anche insieme, se ti ricordi, io non mi stupisco del fatto che sia una persona apparentemente normale, perché è proprio all'interno dell'apparente normalità che nascono i mostri, no? L'abbiamo detto tante volte, la mediocrità, l'assenza di valori, vuol dire assenza di freni inibitori, vuol dire seguire l'istinto. E poi passare a coltivare il giardino, come faceva Eichmann, il criminale nazista, nel libro, nel racconto che ne ha fatto, nell'identità che ne ha descritto l'Arendt, nella banalità meraviglioso, sì, la banalità del male. Bene, grazie a Marida Lombardo Piola, ci sentiamo presto, a presto, ciao. A presto, ciao.